Ricordo che questo è un intervento che si aggiunge alle sanificazioni che sono già state portate avanti in queste settimane da AMA, dal servizio giardini, anche tramite gli idranti della questura sulle strade della nostra capitale e soprattutto davanti ai luoghi di maggior passaggio e maggiore affluenza, dalle farmacie, comunque alle scuole, ai supermercati. Adesso continuiamo anche con questo intervento nelle parrocchie. Finalmente c'è la possibilità di ritrovarsi insieme, di pregare, di celebrare l'Eucarestia e ovviamente con il massimo di attenzione, quindi noi faremo di tutto, noi sacerdoti in modo particolare, per garantire il rispetto delle regole. Poi la scala salta, c'è un po' di più di un'altra.